La madre se ne va e il papà muore all'età di 10 anni. Rimane a vivere col nonno Panzini a Possagno. Questo nonno addirittura era proprietario di alcune cave di questo marmo particolare, che è un calcare molto simile al bianco Carrara, e quindi lui vive e respira in queste cave. Il nonno, arcigno, imprenditore, no, comprende immediatamente il suo talento e gli dà, come si suol dire, spago, gli dà libertà di esecuzione. Una delle prime cose che strabilia il pubblico è questo ad una cena di personalità importanti. Lui da un grosso pezzo di burro ricava un leone che strabilia tutti i convitati.